Bentrovati al consueto appuntamento con la nostra informazione. La cronaca in primo piano, come avete potuto sentire già dai titoli, maltrattava la moglie da anni. I carabinieri hanno arrestato un cittadino libanese a Grottaglie. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Martina Franca hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un trentenne cittadino libanese censurato residente a Villa Castelli nel Brindisino. I militari della stazione di Grottaglie erano da giorni impegnati in un'intensa attività informativa e di ricerca volta ad individuare l'uomo raggiunto dal provvedimento. Esso scaturisce dal deferimento operato nei suoi confronti dal personale della stazione Carabinieri dopo che la giovane moglie italiana ne aveva denunciato i maltrattamenti, le violenze, le persecuzioni e le angherie che era costretta a subire da diversi anni. Il quadro di riscontri e di argomentazioni costruito dai militari ha convinto l'autorità giudiziaria di Brindisi, dove i fatti criminosi avevano avuto luogo, ad emettere la citata ordinanza in considerazione anche della pericolosità sociale dell'uomo, nonché della sua attitudine alla reiterazione delle condotte denunciate dalla moglie. Ottenuto il provvedimento, i militari hanno dato subito avvio alle ricerche per l'individuazione dell'uomo con il rintraccio del soggetto libanese nell'agro di Grottaglie, al confine con il territorio brindisino. Espletate le formalità di rito, il libanese è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi in ottemperanza a quanto disposto dall'autorità giudiziaria mandante. Momenti di tensione questa mattina in pieno centro a Taranto. Un uomo ha minacciato di lanciarsi dal quarto piano della sua abitazione in via Nitti. Il fatto che poteva trasformarsi in tragedia è accaduto intorno alle 10, evitata dunque la tragedia grazie all'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a far rientrare la situazione. Ci è voluta circa un'ora per riuscire a calmare l'uomo. I vigili del fuoco sono riusciti così ad evitare che l'uomo compiesse l'insano gesto. Sul posto è intervenuto anche il 118. Oltre alla retribuzione di luglio, i dipendenti dello stabilimento siderurgico Ilva riceveranno anche il premio di produzione. Intanto il presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesario, sostiene che senza le risorse che l'azienda attendono dall'Ilva, che le aziende attendono dall'Ilva, ci può essere il rischio licenziamenti già a partire dalle prossime settimane. Sentiamo. Sarà pagato domani lo stipendio ai dipendenti dell'Ilva di Taranto, in pagamento anche il premio di produzione. La retribuzione che sarà corrisposta è quella di luglio, mentre il premio per la crisi di liquidità che investe da mesi l'azienda è slittato di un mese. Il saldo dello stipendio, se da un lato rasserena i lavoratori, sono 11.000 i dipendenti dell'Ilva a Taranto che negli ultimi tempi vivono con molta preoccupazione l'avvicinarsi della scadenza retributiva, dall'altro però non cancella le preoccupazioni connesse alla situazione finanziaria dell'azienda. Se da un lato gli stipendi al personale infatti sono stati abbastanza regolarmente pagati dall'Ilva, non è così invece e da tempo per il pagamento dei fornitori e delle imprese appaltatrici dell'indotto, 100 milioni di euro. È questa, grosso modo, la somma che le imprese che lavorano con l'Ilva dichiarano di avanzare dal colosso siderurgico. Il dato è stato fornito dal presidente di Confindustria Taranto, Vincenzo Cesario. Secondo gli industriali, da circa 6 mesi l'Ilva non paga le ditte per problemi di liquidità e lo sblocco dei crediti dell'impresa e l'intervento che con più immediatezza Confindustria chiede anche nella lettera indirizzata sia al Premier Renzi che al Presidente della Repubblica Napolitano, quest'ultima inviata venerdì scorso. E anche il Sindaco di Taranto, Stefano, ha sollecitato con un'altra lettera la convocazione del tavolo interistituzionale Taranto insediato a Palazzo Chigi già da governi Monti e Letta. Il numero uno degli industriali nelle lettere a Renzi e Napolitano sostiene che senza le risorse che le aziende attendono dall'Ilva sarà difatti impossibile programmare una ripresa lavorativa e produttiva a settembre, con un concreto rischio di licenziamenti nelle prossime settimane. Torniamo alla cronaca. Scontro frontale ieri sera sulla strada che collega Taranto a Statte. Ad avere la peggio una ragazza di 21 anni di Martina Franca, che ora è in prognosi riservata. Il grave incidente si è verificato intorno alle 19 sulla provinciale che collega l'ex borgata a Taranto, quando, per cause ancora tutte da accertare, due auto, una Peugeot e un Alfa Romeo 147, sono entrate in collisione a causa del violento impatto. Alcune persone sono rimaste incastrate tra le lamiere delle due auto coinvolte. Alcuni
automobilisti di passaggio hanno allertato subito polizia e 118. Sono in corso ora le indagini da parte della polizia stradale, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente che ha portato al violento impatto. I feriti dovrebbero essere 6 in tutto, sono stati trasportati all'ospedale Nord. La ragazza invece, che ora versa in gravi condizioni, è stata trasportata al Santissima Annunziata, dove i medici si sono riservati la prognosi. Sul posto anche i vigili urbani per regolamentare il traffico e i vigili del fuoco. Ed ora le riflessioni del Comitato per la Qualità della Vita in merito alla drammatica situazione economica di Taranto, come quella dell'Università Ionica. Sentiamo. La drammaticità della situazione economica di Taranto, compresa quella universitaria, si esplicita in una serie di lettere dal presidente Renzi ai vari ministri fino al capo dello Stato. Si evidenzia un malessere che rischia di stravolgere lo stesso assetto democratico della comunità ionica e conseguentemente del paese, se è vero come è vero che le criticità territoriali non si esauriscono nel territorio in difficoltà, ma riverberano, e questo dovrebbero capirlo per primo il governo, su tutto il territorio nazionale e nella nuova dimensione globale sull'Europa. Il Comitato per la Qualità della Vita di Taranto, che pure ha adottato la strategia delle lettere, è però consapevole che in una democrazia, accanto alla voce del popolo, deve emergere la voce dei rappresentanti eletti dal popolo. Ne consegue che spetta ai parlamentari eletti a Taranto, compreso il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, portare all'attenzione del Parlamento e del Governo, al di là degli schieramenti, le criticità della realtà ionica. E questa è una proposta e un appello che il Comitato per la Qualità della Vita tradurrà in ipotesi di ordini del giorno e proposte di legge per quel che riguarda il sistema universitario ionico per tutti i parlamentari eletti a Taranto, compresi quelli europei, da Pittella ad Amato. C'è infine da augurarsi che la richiesta del sindaco Stefano di convocare il tavolo interistituzionale per affrontare le problematiche ioniche, e ci si augura anche quelle universitarie ioniche, trovi una risposta da parte del governo, così come la visita preannunciata a Taranto del ministro della difesa serva a sciogliere i nodi dalla possibilità di utilizzare l'arsenale per le demolizioni delle navi militari e civili, di accompagnare la proposta di trasformare il glorioso Vittorio Veneto in museo cittadino galleggiante e soprattutto a dare attenzione agli accordi sottoscritti di consentire all'Università di Bari, sede di Taranto, di far svolgere le attività accademiche delle professioni sanitarie e in prospettiva del Dipartimento di Medicina nell'ospedale della Marina Militare di Taranto. Un grande impegno sinergico che il Comitato per la Qualità della Vita auspica impegni tutti. La cronaca nera. Nel tardo pomeriggio di ieri una giovane donna di Taranto era ferma ad un distributore di carburante della città, dove le si è avvicinato un uomo armato di coltello a serramanico in evidente stato confusionale, che inspiegabilmente le ha intimato di allontanarsi, essendo intenzionato a tagliare i tubi della stazione di rifornimento e far esplodere il tutto mediante accendino. La donna incredula ha chiamato i carabinieri, giunti sul posto, che hanno arrestato l'uomo per resistenza pubblico ufficiale, porto di armi atte ad offendere e danneggiamento. Dopo le formalità di rito, Alessandro Semidai, pregiudicato, pluripregiudicato quarantenne del posto, è stato condotto in carcere, dove permane a disposizione del PM di turno, dottor Mariano Bucoliero. Cambiamo ora argomento. I ragazzi dell'osservatorio permanente Salinella si rivolgono al sindaco e agli assessori in seguito alla notizia della chiusura delle tre domeniche di agosto del mercatino delle Pulci. Sentiamo. I ragazzi dell'osservatorio permanente Salinella si rivolgono al sindaco e agli assessori in seguito alla notizia della chiusura per tre domeniche del mercatino delle Pulci da parte dell'amministrazione comunale, affinché le attività si svolgano nel pieno rispetto delle normative vigenti, in primis quelle igienico-sanitarie. Questo osservatorio permanente si augura, dichiara l'OPS a nome dei cittadini dell'intero quartiere Salinella, che questa decisione sia solo un primo passo rispetto a quelli necessari per un ripristino più completo di quel rispetto delle normative da voi auspicato. Ci auguriamo infatti che nella vostra agenda siano presenti anche altri interventi che possano migliorare la vita del quartiere e dei suoi cittadini, i quali devono quotidianamente fare i conti con i problemi di natura igienico-sanitaria. I ragazzi dell'osservatorio fanno riferimento anche alla sporcizia già denunciata dal parroco della Santa Famiglia, che non proviene dal mercatino delle Pulci, sottolineano, bensì dai residui del mercato settimanale del venerdì, per non parlare
parlare di quelle domeniche in cui il traffico è semi-congestionato dalla contemporanea presenza di mercato, mercatino e partita del Taranto Calcio o dei parcheggiatori abusivi. Infine, l'osservatorio permanente Salinella chiede più attenzione da parte dell'amministrazione comunale alle esigenze del quartiere Salinella e di tutti quelli periferici della città. Parliamo ora dell'isola che vogliamo, successo per la prima serata della kermesse estiva che anche quest'anno ha richiamato migliaia di visitatori ad inaugurare la manifestazione, il Festival dello Scorpione. È stato il Festival dello Scorpione ad inaugurare l'Isola che vogliamo, la kermesse estiva organizzata dall'Associazione Culturale Terra per il quarto anno consecutivo. In migliaia hanno affollato i vicoli della città vecchia sabato sera per assistere a numerosi spettacoli e per degustare i prodotti tipici locali negli stand allestiti per le vie del centro storico. Tanti anche coloro che hanno visitato gli ipogei aperti per l'occasione. Il secondo appuntamento con l'Isola che vogliamo è previsto per mercoledì prossimo. Quest'anno abbiamo pensato di realizzare una rassegna estiva variegata, anche cercando di comprendere i più quartieri, specialmente quelli periferici, e cercando anche di dare supporto all'iniziativa forse più importante di questi ultimi anni, l'Isola che vogliamo, organizzata comunque dall'Associazione Terra. Il Comune di Taranto è partner organizzativo da quest'anno, pertanto quest'anno il Comune ha pensato di cercare di organizzare, unitamente al Fabrizio Iurlaro, il direttore artistico di questa kermesse, proprio perché pensiamo che bisogna supportare eventi e iniziative di questo genere che portano attrazione nel nostro territorio nonché economia. E per noi comunque è un'opportunità anche per cercare di smussare quali sono le problematiche che possono comunque provenire all'interno di questo contesto. Quest'anno c'è stato un lavoro straordinario perché stiamo cercando di, come state assistendo stasera, di rimusicare le musiche della città vecchia grazie al contributo straordinario del Festival dello Scorpione che stiamo ospitando in questa prima giornata dell'Isola che vogliamo. Gli altri appuntamenti sono mercoledì 13, sabato 16 e mercoledì 20, dove avremo l'onore di riportare alla luce la fruizione di 19 siti archeologici, la Taranto Vecchia, il Borgo Antico Sotterraneo, che saranno allestiti come dei contenitori culturali, quindi in ogni sito potremo anche ammirare delle mostre, delle collezioni private. Ad inaugurare la manifestazione L'Isola che vogliamo quest'anno il Festival dello Scorpione. Sentiamo Mimmo Gori, l'organizzatore del festival. Si tratta di una kermesse organizzata per la musica del Mediterraneo, la musica di altre zone musicali del mondo. Si è appena esibita l'Orchestra dello Scorpione. In questo momento Riccardo Tesi, che è il nostro ospite, ci sta deliziando. Proseguirà il programma con il risultato del laboratorio a Brescia. Direi che sta andando abbastanza bene. C'è un pubblico che mi sta stupendo perché, oltre ad essere numeroso, è anche abbastanza attento a quello che succede, segue in silenzio con molta attenzione e partecipa. Questo ci rende felici perché è la prima volta che il festival è a Taranto, in una situazione inconsueta per il pubblico tarantino abituato ad altri tipi di kermesse, no? Invece davvero è una bella sorpresa, noi per loro e loro per noi. È un matrimonio che si può fare e dopo questa seconda edizione, la prima a Taranto, speriamo che la cosa possa allargarsi a macchia d'olio per poter ottenere poi il prossimo anno davvero un livello superiore rispetto ai già bravissimi e tantissimi ospiti che ci sono stasera. Nella settimana di San Lorenzo, sulle note di nel blu dipinto di blu, ottimi vini e grande affluenza di pubblico confermano il successo a Trani e Copertino. Oltre 65.000 visitatori hanno brindato all'insegna dei vini di Puglia e della musica di Domenico Modugno in occasione della 16ª edizione di Calici di Stelle. Oltre 60.000 visitatori hanno brindato all'insegna dei vini di Puglia e della musica di Domenico Modugno in questa 16ª edizione di Calici di Stelle in Puglia, ancora una volta ospitata da Trani e Copertino. La storica manifestazione è dedicata al vino che dal lontano 1998 impreziosisce i più bei centri storici di Puglia ha visto oltre 50 aziende partecipanti con circa 8.500 bottiglie stappate, confermandosi evento enoturistico di punta dell'estate pugliese, organizzata dal Movimento Turismo del Vino Puglia in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino nella settimana di San Lorenzo. Calici di Stelle ha fatto vivere al popolo la magia che unisce il vino alle stelle con un emozionante programma di degustazioni, divertimento, spettacolo e cultura. Ma io sono particolarmente orgoglioso nel vedere, nell'assistere a questo rilancio di eventi che assumono sempre più i connotati
di iniziativa qualificante del calendario estivo di una regione ricca di eventi, ricca di iniziative, ricca di protagonismi. Il vino ci consente di arricchire la nostra offerta turistica, di raccontare i nostri territori e con queste iniziative anche di raccontare questi centri storici che sono meravigliosi, che sono forse un po' distrattamente poco considerati dal turismo balneare e che noi invece vogliamo mettere in mostra perché sono preziosi patrimoni sui quali dobbiamo continuare a raccontare la storia, ma sui quali dobbiamo continuare ad investire. Il vino è il vero ambasciatore di questi territori, di questi borghi, di queste tradizioni nel mondo. Io credo che il vino però in Puglia ormai abbia un calendario di iniziative collegate che abbracciano tutto l'anno e che rendono la Puglia attrattiva anche per i visitatori legati al mondo dell'enologia, ma non solo. Attraverso le etichette noi abbiamo raccontato un territorio che negli ultimi anni è diventato ancora più attrattivo e ancora più affascinante per i tanti visitatori che anche questa stagione stanno affollando le nostre località. Questo evento è un evento particolarmente interessante, tra gli eventi più importanti della nostra estate salentina e non solo, visto che la settimana scorsa lo stesso evento si è ripetuto a Trani. Ed è un evento che invece incide moltissimo nei confronti del sistema enogastronomico, nel turismo enogastronomico, visto che molti turisti prenotano queste vacanze in relazione a questi eventi. E su questo possiamo dire anche grazie a questo prodotto che ha raggiunto ormai risultati in termini di qualità eccezionali, qual è il nostro vino, visto che oggi parliamo di calici di stelle, e su questo come regione continueremo anche a porre grande attenzione. Con la prossima programmazione continueremo a finanziare e a sostenere moltissimo il sistema vitivinicolo. L'obiettivo che l'assessorato vorrebbe raggiungere e che io personalmente sto cercando di, come dire, mettere in campo è quello di diventare bravi a far conoscere la nostra Puglia e i nostri prodotti. Allora, per fare questo dobbiamo mettere a disposizione risorse per fare, soprattutto anche inserire incentivi all'interno dei nostri prossimi futuri bandi per incentivare il giovane a fare attività promozionale di internazionalizzazione, ma soprattutto dando delle premialità nel momento in cui il giovane mette in atto attività di incoming. Noi abbiamo bisogno che i nostri buyer devono venire da noi, perché dobbiamo far conoscere la nostra terra, dobbiamo far conoscere dove e come si produce il nostro prodotto. Prossimo appuntamento per gli enoturisti è per domenica 14 settembre con Cantine Aperte in Vendemmia. Nuovo nome ma stessa formula per l'evento, grazie al quale gli enoturisti possono tornare a visitare le cantine in un momento di particolare fascino della stagione vinicola. Fino al prossimo 17 agosto pezzi d'epoca provenienti dall'Italia e dall'estero saranno esposti presso l'Istituto Marconi di Martina Franca, un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'antiquariato. Inaugurata a Martina Franca la 13ª edizione di Antiquariato in Valle d'Itria, la mostra mercato di antiquariato e modernariato si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo Marconi fino al prossimo 17 agosto. Durante la cerimonia di apertura le principali autorità istituzionali, tra cui il sindaco di Martina Franco Ancona, hanno raggiunto la sede della manifestazione in calesse, accompagnate da alcuni figuranti in abiti d'epoca. Attualmente nella mostra mercato sono esposti numerosi pezzi di pregio e di valore, quali le tele, datate dal 500 all'800, esposte dal Leccese e Treggiari, e i quadri fiamminghi del 700 e dell'800. Ancora nello stand del Pugliese De Palo ci saranno arredi risalenti al periodo risorgimentale che comprendono anche pezzi di piccola mobilia. L'artigiano Tarantino Tanzarella espone fedeli riproduzioni di librerie d'epoca per esercizi commerciali e studi professionali. Dal nord Italia provengono l'argenteria di Sheffield, del trevigiano Daniele Andreatta, e le statue religiose dell'Arcangelo giunte da Bologna.
Dalla Campania arrivano le maschere oversize di Pulcinella e Balanzone del periodo tardo Settecento. Dalla Sicilia i pregiati lavori di ceramica appartenenti agli ultimi anni dell'Ottocento. Al modernariato è riservata un'ampia area, mentre una piccola sezione è dedicata al vintage con i prodotti del pugliese bianco. Numerosi big che la città di Taranto ospiterà domenica 17 agosto in occasione del Radio Norma Battiti Live, che concluderà il suo tour per la prima volta a Taranto. Sentiamo le anticipazioni. Radio Norma Battiti Live concluderà il suo tour per la prima volta a Taranto domenica 17 agosto e questa è la novità assoluta della 12ª edizione della manifestazione, un appuntamento attesissimo che con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia ospiterà nella città dei Due Mari numerosi big della musica italiana ma anche artisti di fama internazionale. Partito da Matera nel cuore della Basilicata lo scorso 20 luglio, il tour ha poi toccato la Puglia, a Bari il 27 luglio e Gallipoli il 3 agosto, ieri a Bisceglie prima della festa finale nel capoluogo ionico, nella suggestiva rotonda del lungomare. Lo spettacolo avrà inizio alle 21. I nomi che hanno confermato la loro presenza a Taranto per l'ultima tappa del tour sono Noemi, Gigi D'Alessio, Luca Carboni, Gabri Ponte, Siria e Renzo Rubino, solo per citarne alcuni. Lo show musicale sarà condotto dalla DJ Roberta De Matteis e dal direttore artistico della Radio del Sud, Alan Palmieri. È il momento ora delle notizie di cronaca nazionale in breve. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Renzi, sulle riforme decido io, non la Troica e la BCE. Iraq, rischio golpe, militari a Baghdad con al-Maliki. Gaza, regge la nuova tregua tra Israele e Hamas. Sono d'accordo con Draghi quando dice che l'Italia ha bisogno di fare le riforme, ma il modo in cui le faremo lo decido io, non la Troica, non la BCE, non la Commissione europea. Così il Premier Matteo Renzi in un'intervista al Financial Times. Farò le riforme da solo, avverte il Premier, perché l'Italia non ha bisogno di qualcun altro che le spieghi cosa fare. Sono Presidente del Consiglio da 5 mesi e in questi 5 mesi abbiamo fatto una riforma costituzionale che nessuno aveva fatto in 50 anni. Iraq sempre più nel caos, oltre all'avanzata dei jihadisti dello Stato Islamico a scuotere il paese e ora anche l'attacco del premier Nouri al-Maliki contro il presidente iracheno Fuad Masum, che rischia di portare il paese al golpe. Dopo l'intervento in TV dello sciita Maliki, che punta a un terzo mandato e che critica il curdo Masum per non aver chiesto alla sua coalizione di nominare il nuovo premier, le milizie sciite e le forze di sicurezza si sono dispiegate nelle zone strategiche di Baghdad. Ha tenuto nella notte la nuova tregua di 3 giorni fra Israele e le fazioni palestinesi a Gaza. Nessun missile è stato sparato dalla striscia e non vi è stato nessun raid su obiettivi palestinesi. Intanto riprendono i negoziati. La delegazione israeliana sta tornando al Cairo per colloqui indiretti con le fazioni palestinesi. Tra le condizioni poste dal governo di Netanyahu per trattare c'era infatti proprio lo stop al fuoco dei missili di Gaza. Recep Tayyip Erdogan, dopo la vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali turche, diventa a 60 anni il primo capo di Stato della Turchia eletto a suffragio universale. Nel discorso pronunciato ad Ankara, Erdogan ha promesso una nuova era per la Turchia e ha invitato la popolazione a mettere da parte le divisioni etniche e religiose. Il nuovo presidente, che ha ottenuto il 51,8% dei voti, si insedierà il prossimo 28 agosto. Agguato nella notte in Calabria, un uomo di 45 anni è stato freddato a colpi di pistola, uno dei quali sparato alla testa. La vittima, Cosimo De Meca, è stato ucciso a Bianco in Contradavalle, una zona di campagna del comune del Regino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del gruppo di Locri e della compagnia di Bianco, che hanno avviato le indagini. Stop al commercio abusivo di prodotti contraffatti sotto l'ombrellone. La stretta anti-Vucumpra arriva dal Viminale nel piano spiagge sicure. Lo Stato, si legge nella direttiva inviata dal ministro dell'Interno Alfano ai prefetti, scende in campo in estate per la prevenzione e il contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione, così che i turisti possano trascorrere le loro giornate in spiaggia, si legge ancora nella nota, senza la processione dei Vucumpra, prevalentemente extracomunitari, dediti al commercio abusivo di prodotti di provenienza illegale. Resa dei conti, oggi tra Carlo Tavecchio e Demetrio Albertini, candidati al vertice della FIGC. Dopo 2 settimane ad alta tensione, l'assemblea si riunisce infatti all'Hilton di Fiumicino per eleggere il nuovo presidente che succederà ad Abete.
Alle urne sono attesi 278 delegati, 20 della Serie A, 21 della B, 60 della Lega Pro, 90 della Lega Dilettanti, 52 degli atleti, 26 dei tecnici e 9 degli arbitri. Toccherà a loro emettere il verdetto in un'estate infuocata. È tutto per la cronaca, grazie alla parte tecnica curata da Domenico Caparrotta e Luca De Vito, grazie a voi per averci seguito, vi ricordo subito dopo la pubblicità andrà in onda la nostra pagina sportiva, arrivederci.